di Venezia, appunto, dove mi portò improvvisamente sul palcoscenico della mia trasmissione che facevo in diretta da Venezia, mi fece un regalo enorme senza volere niente in cambio, cosa che non succede mai. Mi trovai Scorsese seduto sul palco portato da lui e io guardai Gianni, come dire, oddio, adesso come faccio a cavarmela in questa maniera, perché Scorsese che arriva lì nominato, neanche un'intervista avevo preparato, lui in 5 secondi in un ero pubblicitario mi suggerì 3-4 domande acutissime che solo lui poteva conoscere, perché conosceva la storia di Scorsese non come la conoscevo io, ma profondamente, e fece un'intervista bellissima, grazie solo alla sua generosità. Era una persona generosa, che amava il bello negli altri e quindi ogni volta che poteva aiutarlo. Io per questo sono qui oggi, per dirgli grazie ancora di quel ricordo meraviglioso, perché lui era così con tutti, mi dicono, purtroppo non l'ho conosciuto abbastanza bene per poter raccontare degli altri episodi personali, ma è una persona che tutti dobbiamo rispettare, apprezzare, e secondo me le Techerai dovrebbero aprirsi per fare un film di lui e ricostruire la sua vita e la sua carriera e tutto ciò che ha fatto, perché tutto il mondo si fidava di lui, da Fidel Castro a Maradona, dicevano Ivana Spagna, a come dire, dai cantanti, ho visto oggi qua grandi rappresentanze del Libera, Don Ciotti, i partigiani, i cantanti, umili subrette come me.